Previous Brits on Libricino del Muori. Faccio i scherzoni coi pulsantoni. Power Key Ranger Matsuda. Scus. Insomma, voi due, Matsuda. Scus. Ciao Ryuzaki, come stai? Fai schifo? Oh, 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 oh. Non sarai mai bravo come mio figlio. Sei a sottotrama comica da serie. Nessuno ha capito un cazzo del piano mio. Blam, 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 blam. Buona ciambella. Aspetta. E no, e mo basta. State zitto un cazzo. Adesso è il mio momento. Suda, non famo che fai cazzate. Iniziamo malino sta puntata. La 19esima puntata del Libricino del Muori, che devo ricominciare a fare con una cadenza decente. Devo andare avanti, sì, lo so. Scusate, scusate tutti. Comincia con gli occhi del Muori. Finalmente producono la serie. Starring Ryuga Hideki, La Rochelle. Ti sei fatta male? Non ho capito, scusa. Quando sei caduta dal cielo ti sei fatta male? Sono colpevole di amarti. Bla bla. Stop! Scusate signori, però così non è facile, eh? In che senso, scusa? Che c'è bisogno che ve lo dico? Sto ragazzo è in tronco. E namo? Io c'ho i valori veri. Sono fidanzata, prossima allo sposalizio. Non posso baciare un altro sto soggetto. Guarda, ma chi è questo? Ma io sono un attore famoso. Ma sei un coglione, in petto a light, ma sta buono. Fa una brutta figura tu. Non la giro! Matsuda, che fino a mo ha solo portato i caffè, stavolta ne ha uno per lui! Oh, una gioia! Ma non gli è basta. Anche perché mi sa che lo sta a tenere per misa, quindi... E si accorge che il set... Numero magico? No. È proprio accanto alla Yotsuba. E oggi è venerdì, proprio il giorno delle riunioni, quelle importanti della SL. Segue il recapino delle figure di me che ha fatto per metà serie. Trauma. Un attimo. Lo so che ogni tanto ci pensi a quella che hai fatto 7 anni fa. De notte ci pensi, a caso proprio. E la rivivi come se fosse successa ieri. E tutti se la ricordano e ti giudicano. Ma non ci pensa, è passata. Ok, è uscito dal trauma. Butta il caffè, quasi un simbolo, e via nella notte. Lo Yotsuba Group, uno dei più importanti agglomerati, proprio ammassati, proprio appiccicati finanziari del Giappone, in continua ascesa, soprattutto recentemente, valutata miliardi di dollari, euro, zen, rupie e zucchine, costruita per fotte a te, poi entracce col passo del giaguaro. Aggiri i controlli così, nessuno se ne accorge. C'è un boomer de guardia. Ma andiamo a trovare il Kami a sua insaputa, che se sta chiude con le sue stesse cazzate, col piano che ha architettato lui. Perché si chiede: ma ero veramente Kira e me so scordato tutto? Sì. Se avessi il potere di uccidere i malvagi, lo farei. Sì. Che belle ste domande! E nell'anime finisce così, mannaggia. Ma nel manga continua. E te fa capire meglio come funziona la perdita di memoria da Libricino del Muori. Per esempio, Light si ricorda di aver incontrato Naomi Misoreta e di aver parlato di Kira. Ma non si ricorda, beh, di cosa in particolare. Si ricorda di essere entrato nel PC del padre. Ma solo per leggere i resoconti del caso. Mica perché lui è l'erede Serpeverde, è Kira, giusto? Ah no? Che bella pure sta parte. Quello che differenzia la roba seria dalle cagate. Un minimo di introspezione. Il chiedersi, che è un po' quello che si chiediamo tutti. Con Libricino avrei fatto come lui? Lo sai perché se lo chiede? Sì che lo sai. Soprattutto perché praticamente questo è l'unico pezzo dove si vede, quindi lo devo mettere qua. Perché lui è... Bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, fermo, perfetto, fortuna, entusiasta, amore, talentuoso, empatico, sicurezza, elegante, politico, obiettivo, atletico, comprensivo, persuasivo, gentiluomo, autocritico, sognatore, ammirevole, rispettoso, premuroso. Ancora ce la faccio, tutto d'un fiato, ancora non sono minimamente preoccupato. E riflessivo!
te pare che non è riflessivo? La luce gli rimbarza mantenendo il suo parallelismo proprio. Perché se fa l'esame di coscienza real, ma dove c'è un esame, Light arriva primo! Perché lui non l'avrebbe mai fatto. No! No? Le devo dare una notizia brutta. O bella, dipende a chi lo chiedi. Ma il punto è che sto pezzo è bello perché ti fa capire che se Light non avesse mai trovato il quaderno, non sarebbe mai diventato un killer. Ma lo sai come si dice? L'occasione fa l'uomo. Kami! Light? Au? Non sono Kira se te lo stessi chiedendo. Me lo sto chiedendo e tu sei Kira. Ma me sta imbrutì. Ma chi te pensa? Le mie incredibili doti deduttive mi fanno arrivare alla conclusione che c'hai in calo de zuccheri e vuoi la torta! Tiè, ma di sti tempi mi dà la torta smangiucchiata, sì, ma anche no! Lo sai quanto mi costa dartela? Ryuzaki! Dimmi! La Yotsuba ha cercato di assumere Layton per scoprire l'identità di Elle! Chi cazzo è Layton? Come chi è? Ma stavo nel 2004, 2005, ancora non c'è. Ah, allora, è il detective numero 2 nella lista dei più grandi detective del mondo! Come sai, fin dalla puntata 2. Ma come decidete chi è il più grande detective al mondo? Fate in campionato, torneo, a eliminazione, decente! E chi trova chi è stato vince! Ma chi t'ha dato sto titolo? Non c'è problema! Tanto Layton, so sempre io. Davvero? Ma Nintendo usa? E so anche Ellery Queen! Eppure la signora Fletcher! La signora in GL! E anche a pelle! Beh, a pelle, era ovvio, figlio di Apollo, che fece una palla di pelle di pollo. Anzi no, che schifo il pollo, una palla di pelle di salame al cioccolato. Vabbè, mo capito! Dietro i nomi dei tre più grandi detective del mondo, c'è sempre L. Lo fa per proteggersi da eventuali nemici, che magari assumono gli altri due per scoprire la sua identità e fargli le cose brutte magari, come la Yotsuba adesso! Forse non è chiaro. L è così fico che risolve i casi pure sotto altro nome e non seppia i meriti. È così real deal che si frebuta da solo! Ma è un segreto segretissimo! Mi raccomando! Vedo sta fragola per mantenerlo. Il mio tesoro! Che cazzo fa? E Moji la accetta e se la mette in tasca. Guarda, se la conserva come fosse un dono prezioso. Basta. Vabbè, un regalo delle. Ma la firmi la metto su eBay. Ma non ti piaceva sta torta, eh? Stai cercando di sbolognarla a tutti da inizio. Torniamo all'operazione infiltrazione de Matsuda. Ed è il suo momento di fermare il tempo. Il colore suo è il giallo. Il Power Ranger giallo. Matsuda medita di andarsene. Ma che cazzo sei entrato a fa allora? C'hai ragione. Che ma sono rischiato a caso? No. Quindi via. Tocca entrare in azione anche ad Iber Sawyer e Wedi, detta Misagokia. Che devono rispettivamente farsi amico qualcuno da Yotsuba ed eludere i sistemi di sorveglianza. Ma quali sistemi di sorveglianza? Ci sta già pensando Matsuda, tranquille. Non l'ho capita sta cosa, ci sta nelle telecamere. Non pare proprio. Guardalo, passaporte a vetri, senza codici, riconoscimento facciale, un lucchetto, una borsa messa davanti che blocca il passaggio. Niente. Porta cattivi anni 30 e si origlia, signori. Senza manco orecchie oblunghe. I potenti mezzi di L. Ci sono i sistemi, occhio. Anche se pure Wedi dirà che fanno schifo. E infatti, quindi dovete star in campana. Nell'esatto momento in cui verremo scoperti, non potremo più catturare Kira. Me la prenderei abbastanza con chi mi manda a puttana a Shinigami a situazione che sto creando. Ho costruito apposta un palazzo per catturarlo. Non si dica che non me sto impegnando. Che so sti bam? Matsuda non riesce a sentire la conversazione. E allora attiva i suoi poteri. Si concentra, boh, col suo stand riesce a farsi i cazzi di tutti. E coglie qualche parola come intralcio. Ammazziamolo. Kira. Scudo fiscale. Hanno detto Kira! Hanno detto è un intralcio! Famo ammazzare quello che va contro lo scudo fiscale da Kira! Allora è vero che sono in combutta! Ho risolto il caso! Lo vedi che so bravo! Elle sarà fiero di me! Shiro dirà che sono meglio del figlio! Vabbè, non esageravo! Niente più caffè! Ho svortato! E oppelella!
chiamatissimo da uno che apre la porta che deve andar bagno shit e ludere la sorveglianza li mort... ma... comunque, mannaggia Mazzuta, avevo pure detto che era in grande forma poche puntate fa. Veramente mi incasserei una cifra se qualcuno mi rovinasse il piano che ho sapientemente architettato per 18 puntate. Hanno cioccato Matsuba alla Yotsuba. Eh? Hanno cioccato Matsuda alla Yotsuba. Mi ha mandato un messaggio col pulsantone. Matsuda! Ma c'è una cosa positiva. L'hanno cioccato, gli hanno sparato, fine. Oh! Sapevate fin dall'inizio che c'erano dei rischi? Un secondo di silenzio. Perfetto, andiamo avanti. Non è ancora morto. Ma mo che gli dice? Come se la cava? Buonasera! Sono il social media manager numero uno per risultati e guadagni. Volete la crescita numero uno in Giappone? Questo è il mio profilo Kiragram. Regolette del muori. Se te fregano il Death Note e sei ucciso dal fellone, il possesso del quaderno passa a lui che sei in coglio. No! Non è colpa tua, piccolo angelo. Che è un po' tipo la regola dell'altra volta, eh. Se lo presti e quello a cui ha prestato te secca diventa suo. Qui te dice anche proprio se te lo rubano. Bacchetta de sambuco intensi frizza proprio. Quindi dallo a qualcuno in generale, ci penserei. Incita all'egoismo sto quaderno. Seconda regoletta. E adesso è metà precisa della serie. Yeah! E che ci ho messo e che c'avevo. E cos'è l'altra volta? Lo so, ho sbagliato, lo so. Seconda regoletta. Importantissima. Vitale, ascolta bene, vado sta regola. Qualora lo stesso nome sia stato scritto su due diversi Death Note o pezzi di Death Note in due tempi diversi, insomma, hai capito? Avrà la precedenza quello scritto da destra. Avrà la precedenza quello scritto prima, indipendentemente dalla data del decesso indicata. Cioè, se io Giancalberto scrivo Francia Ernesto muore a mezzogiorno e mezza, scrive a mezzogiorno, e Jonathan scrive che Francia Ernesto muore a mezzogiorno e un quarto, quindi prima, ma lo scrive a mezzogiorno e 10, avrà la precedenza quello di Giancalberto, perché l'ha scritto prima, anche se gli ha dato un quarto d'ora di vita in più, capito? O meglio di così, se ne ha capito non te servo io, te serve uno specialista. No, piccolo angelo, scusa, sei bravo, e non è niente che non va, anzi, riguardati le pubblicità, riannamo nel vivo della questione, alla Yotsuba! Stai bene? Mazza quanto suda. E così lei è un manager. Ci può fornire qualche referenza? Non posso divulgare questa informazione! Attenzione, lo chiamano! Chi sarà? Ascemo! È uno che lo conosce sicuramente. So io! Basta! Il tuo amico d'infanzia, vicino di casa tuo, te ricordi, mi citofonavi sempre, siamo cresciuti insieme, poi la vita ci ha diviso, ma abbiamo conservato quel sentimento d'amicizia che ci lega tuttora e ci fa trovare il tempo per uscire ogni tanto. Ok, sei un amico suo, ci hai convinto, ci avevi convinto a scemo, s'andiamo a bere una cosa? Ma c'è il lockdown! Non posso! L'hanno cioccato, ora è seduto su un divanetto, sto parlando con due persone. È in pericolo, mi sa non è con lui. Una cutezza perspicaciosa! Vabbè, ciao! Se riuscimo a salvarti, te rompo il culo. L'ultima frase sembrava sospettina. Nel frattempo, sia la divisione antichira che la Yotsuba decidono del destino di Matsuda. Ammazzamolo! Ok! Andiamo da lei suoi! Famolo ammazzare! Ok! No, ma così avremmo la prova che Kira lavora veramente per loro. Non sarà mai più utile di così, Matsuda. Pensaci. Sai che potrebbe aver ragione. È inutile che mi parli con la musichetta sotto. Puoi fregarmi padre, ma non me. Ci deve essere pure un modo per salvarlo. No. Sicuro? Sì. Sicuro? Sì? Ti ho sopravvalutato. Potrebbe fingere d'ammazzasse. Matsuda s'ammazzuda. Va bene, lo salviamo, va bene. Ma trovami un motivo valido. Perché la vita è sacra! Ma vaffanculo, va! Si organizza un incontro con Misa, a casa sua. Questa è casa di Misa. E ci vanno apposta perché elle può controllare la situazione, visto che ci sono tutte telecamere. Insieme a tutte le modelle... vabbè, della sua agenzia, vestite a tema occhi del cuore, ma gli occhi sono là sopra, ognuna di colore diverso. Ai dirigenti della Yotsuba, gli pia bene.
cane e mettendosi le ciabattine a cuore o petali di ciliegio, vabbè, fanno crollare tutta la tensione per la vita di Matsuda. La puntata prende una piega a Weinstein. E questo è normale in Giappone, che le modelle devono fare le geishe per i clienti. Va bene, questo mi colpì quando lo vidi per la prima volta. Ma che stanno a far festino? La prostituta? Che cos'è? Che agenzia è? De modelle? Siamo sicuri? Chi è il capo? Lelle Mora? Questo è il mondo, we live in a society proprio. Persino Matsuda si scorda che sta rischiando la vita. E invece no! Era un fintone! Run. Entra nel cesso come se fosse sbarcato in Normandia! Te entri così al bagno! Non credo. A parte magari quando devi fare numero 2, che l'hai tenuta per un'ora e ci hai fatto caso mentre stai per, che ne so, entrare dentro casa, diventa insopportabile e devi andare al bagno. Lì! Entri così. Ryuzaki! Scusa per averti rovinato i piani! Lascia perdere. Grazie, come sei comprensivo! No, è che tanto non potevo avere una considerazione più bassa di te di quella che avevo prima. Non mi puoi deludere. Non so se prenderla bene o male. Però ho sentito con le mie orecchie che vogliono far uccidere qualcuno da Kira! È sicuro che fanno gli impiccetti insieme! Allora è pure sicuro che te vogliono ammazzare. Grazie Matsuda per queste informazioni. Non verrai dimenticato. Come quell'altro là, quello pelato che è morto davanti Sakura TV. Come si chiamava? Ukita! Non verrai dimenticato. Ryuzaki, va bene. Per salvarti devi creare un diversivo. Sì, farò da detersivo. Io non lo salvo, cazzo. E dai, te ricordi che t'ho detto nella puntata 13? Ma ne hanno mezzo fa, ci metti troppo a fare ste puntate. Lo so. Ma te ricordi come il pezzetto de fragola Matsuda, quello d'erba che sta in cima, tanto carino, fa colore, ma che ci si fa con quello? Se bu, la festa prosegue. Piton della Yotsuba si accorge che qualcosa non va, cioè che a Matsuda gli è presa la spronza goliardica. Venghi Ossiori, primo d'Italia, non ho mai cheppato così de botto, senza senso, verticale sul bancone. Boh, ambedi Matsuda comunque. C'è il fisico, falla dea verticale sul barcone. Anzi no, e mica è finita qua. Adesso, sessa mani. No, sì, scendi. Ma sto sul barcone, andrà tutto bene. No, e infatti no, perché finisce così, che scivoli. Aspetta, aspetta, c'è un altro meme. Non sono soddisfatto, ancora uno. Sto mettendo troppa musica a sto video, mo climberanno sicuro. Ma un altro! Aspetta, aspetta pure questo! Qualcuno mi fermi! E calla, disgrazia, F, addio Matsuda, insegna agli angeli a portare il caffè! Ma di che? Salvato in extremis! Adesso, leva il materasso! Levalo, fidate, fa parte del piano! Ryuzaki, va bene, lascialo lì, va bene! E che cose, sono morti tanti? Oh porco! Oh, è marotto il cazzo! Oh, chiunque tu sia, esplodi, cazzo! Questi stronzi! Pronto? E che cose, sono morti in tanti, paga causa, uno più uno meno. Mo Matsuda, gli volete bene, Ryuzaki. Ok. Oddio, si è spiaccicato! Che tragedia! Corinne ovunque! Al piano di sopra ci pensa Misa Misa, copri tutto, che è da strada. E dice ai dirigenti che ci pensa lei, tutto a posto. Tu non hai visto niente. È capitato sto piccolo inconveniente! Ma mi raccomando, prendetemi in considerazione per la vostra azienda! Io volevo solo fare i soldi. Che è successo? Che è sta puntata? Matsuda, per una serie di fortunati eventi, è salvo! Dopo il piano, nome in codice casca. Con la partecipazione di L sul campo! Rinuncia all'anonimato per lui! Va va, tutta sta gente che lo vede! Si è dovuto rimettere le scarpe! Quali? Della Little...
Oggi ragazzi, va così. Lo sapevo che tenevi a me, Matsuda! Non mi pento di un cazzo di niente! Per una volta sono stato il protagonista. Tutti a preoccuparsi per me. Ne è varsa la pena. Vaffanculo tutti, me ne vado. Se rivedemo a fine serie. Si passa al contrattacco chiamando Masahiko Kida, uno dei dirigenti della Yotsuba, quello che aveva contattato Coil per informazioni su L. Di che? Bella Masahiko. Masahiko. Sono Coil. Me coilloni. Allora mi alzo, voglio li peggio sordi per scoprire chi è L. Az. E li voglio uguale pure se dite de no, perché ho capito tutto. E Vesputtano. Li voglio perché sono intelligente. Me li merito. Che famo? Un cazzo! Ho un déjà vu, sei il nostro Matsuda. Basta con sta storia. Io volevo solo fai soldi. Che succede? Che è sta puntata? Me ne vado. Vuole dire asse fuori, ma non gli sta più bene. Si crede migliore di noi. Pronto pa' liquidazione? È stato bello conoscerti. Ma che me volete ammazzare? Ah sì, sono mesi che stiamo a complottare l'omicidi da gente fagortosa. Manco a di poracci, che chi cazzo spende i soldi per cercare di ammazzare di poracci? La gente che c'ha l'aziende, tu te ne vuoi annà? E te stupisci che te volemmo fa secco? Te credevamo intelligente? Avevamo proprio sbagliato a invitarti da inizio? In effetti... Oh, 5 minuti fa volevamo ammazzare il manager perché aveva origliato. Che pensavi succedesse? Una stretta de mano. Arrivederci e grazie. Mi raccomando, non dire in giro che siamo dei killer pazzi, eh? C'avete ragione, non posso dirte no. Già siamo abbastanza stressati, eh? Non sapevo chi è chi era tra di noi. Coil s'accolla, s'accolla. Presunti manager primi in Giappone per risultati e guadagni. Te ci metti pure te? Me impicco da solo. Scusate, veramente scusate. Però almeno sappiamo che Hattori, questo si chiama Hattori, Hattori, però con Hattori, non è Kira. Perché appunto anche loro non sanno chi sia il contatto con Kira. Ma si rendono conto che li ha riuniti perché ha bisogno della loro intelligenza per situazioni come questa, tipo Coil. E infatti che famo? Chiedeli peggio sordi? Damogliene ancora di più per fargli capire che lo stimiamo. Vedi che non so stupidi? Se piano più mosche col miele. Col miele. È un nuovo giorno. Gli uccellini nuotano e i pesci cinguettano. Aspetta, Wedi ha messo tutte telecamere nella sala riunioni. Almeno lei ce l'ha messa in quel cazzo de palazzo. E sta per iniziare un'altra riunione con una novità. I componenti non sono più 8. Sono diventati 7, come doveva essere. Mo son meritato, mo son meritato. Fine!